Il Comune di Napoli dà il benvenuto a 300 nuovi cittadini registrati negli uffici anagrafici della città. L'acquisizione della cittadinanza, secondo le norme vigenti, è avvenuta per naturalizzazione, diritto di sangue, matrimonio o unione civile con persona italiana o per gli altri casi previsti dalla legge. La squadra di basket, la Tantan Basket, che è una squadra di Castelvolturno che è composta totalmente da stranieri, purtroppo a un certo punto gli fu detto: non potete iscrivervi ai campionati della federazione di basket perché la legge prevede che in una squadra possono esserci al massimo due stranieri. Purtroppo in quella squadra erano tutti quanti stranieri, almeno dal punto di vista formale, ma poi nella sostanza erano a tutti gli effetti italiani. Con l'occasione è stata fatta una breve riflessione pubblica sullo Ius Soli, l'ipotesi di legge che avrebbe garantito la cittadinanza e i diritti ai bambini nati in Italia da genitori stranieri che da sempre vivono in Italia e frequentano la scuola italiana. Una proposta di legge che l'attuale Parlamento non ha neppure discusso. Purtroppo il 23 dicembre scorso in Senato non si è discussa il nuovo disegno di legge sulla cittadinanza perché i senatori dopo aver votato il bilancio hanno abbandonato l'aula e quindi non c'è stata nemmeno una discussione nel merito di questa questione che invece lo meritava, perché ci sono 800.000 bambini che nascono in Italia, ricevono l'istruzione nelle nostre scuole, hanno una cultura italiana e che però per acquisire la cittadinanza devono attendere a lungo, e questo è causa di molta discriminazione. Com'è bella questa sala, sono persone che hanno colori diversi, vengono da paesi diversi. Se scorgo l'elenco un attimo dei paesi interessati, sembra quasi di stare alle Olimpiadi, nel senso che ci sono un sacco di paesi, veramente. Ed è una bella cosa, perché ci insegna che nel mondo ci sono persone diverse, però persone diverse che devono avere gli stessi diritti e ovviamente devono osservare le stesse regole e gli stessi doveri. È una cosa molto semplice. Noi abbiamo una normativa che è un po' datata, è del 1992. All'epoca in cui fu emanata, senza dubbio portò degli elementi di novità, ma chiaramente la società italiana degli anni 90 è profondamente diversa da quella dei giorni nostri. Eravamo un paese di emigrazione, oggi siamo un paese di immigrazione e quindi dobbiamo cominciare a fare conti anche con questa nuova realtà. Allora, se la cosa è così semplice, perché non realizzano giuridicamente le cose semplici? E qua viene la pagina più triste che noi stiamo vivendo. Cioè che di fronte a un diritto così conclamato, per le ragioni che diceva prima l'assessora con l'esempio della squadra di basket, com'è possibile che il luogo in cui si fanno le leggi e quindi si devono attuare le costituzioni e quindi si devono attuare i trattati internazionali, non si è decisa e si è scappato addirittura dalla discussione, per un motivo anche qui che purtroppo è pregiudizio, secondo me fin anche prepolitico, che ha molto a che fare con l'indegnità morale. Io dico con molta sincerità quello che penso, cioè praticamente di fronte al fatto di pensare pensate anche che miseria umana, di perdere dei voti, quindi pensate un po', le persone che mettono prima l'opportunismo rispetto al diritto. Per ottenere la cittadinanza devono fare un percorso molto lungo e complesso e certamente questo li danneggia molto, soprattutto durante l'infanzia.